rete, gol destro. Che gol! Fine primo tempo tra Gillingham e KTM, in vantaggio Gillingham 14-0. Panza, panza, è andato al capitano del Gillingham. Ciao caro. Un primo tempo strepitoso però. Sì, siamo carichi, siamo arrivati a questa partita carichi. Speriamo bene, non dobbiamo mollare il secondo tempo. E niente, avanti così, forza. Bocca al lupo il secondo tempo, andiamo da Gino Ciotola. Gino, una dichiarazione, cosa sta succedendo? Niente, al di là del nervosismo, noi stiamo giocando come sempre, c'è un altro tempo, vediamo di ricavare qualcosa. Bocca al lupo, siamo in post partita tra Gillingham e KTM Napoli, terminata 9-4 a favore del Gillingham. Stiamo con i miei Capretti, Fresco e Sella, MVP di questo match. Capretti, partiamo da te, come definiresti la partita del KTM Napoli? No, noi abbiamo iniziato male e abbiamo continuato a giocare male. Purtroppo loro hanno fatto una grande partita, sono molto forti, una grandissima squadra. Niente, purtroppo è un brutto momento per noi. Anche un pizzico di sfortuna, qualche palo preso. Sì, qualche palo preso, che un po' indecisione, dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta, anche dietro non è che abbiamo fatto una grande partita. Vabbè, ci può stare una sconfitta, una serata no. Complimenti alla squadra per essere fatto un'ottima partita. Vuoi fare una dedica a qualcuno in particolare, Capretti? Non so cosa dire alla squadra. No, dobbiamo solo rialzarci e continuare a giocare come sappiamo noi, no? Perché noi non giochiamo in questo modo. Dobbiamo non fare niente, pensiamo alla prossima partita, questa è andata. Poi complimenti alla squadra per essere un onore, questo spirito, complimenti. Prosegua. Grazie. E se la MVP di questo match io ti faccio dono della medaglia. Grazie. Puoi fare tu le tue guante. Grazie. State per la gaffa, un po' freddo. Allora, Vestella, una partita strepitosa quella del Gillingham. Davvero si è riusciti a mandare in gol addirittura tre persone, ben 9 gol, un mezzo della squadra. Come definisci questa partita? No, abbiamo giocato benissimo. Oggi per la prima volta abbiamo giocato da... come sappiamo. Diciamo abbiamo giocato per la squadra e non per il singolo. Quindi la squadra avversaria è un'ottima squadra, sicuramente è stata una giornata no per loro, ma si vede che sono bravi. Quindi faccio complimenti alla mia squadra e a loro. Tutto il campo era scivoloso, a mio modo di vedere non si è visto, è una cosa che diciamo sì, angolazioni sì, davvero sì, spettacolari, sì, passi stretti, precisi, passaggi, tutto. Sì, no, abbiamo giocato bene, ho detto Correale, ha giocato con Reale. La difesa compatta. Sì, Panza, la Matrice, non ce l'ho detto quanti bene oggi, anche il portiere vero. Non vedo difetti. È giusto, vuoi fare una dedica a qualcuno in particolare? Un saluto? No, dedico la vittoria alla squadra. D'accordo, deve essere da complimenti. Andrea. E in bocca al lupo del prosieguo. Grazie. Ciao, aiuto.